La norma è in vigore già da 2 mesi e i termolesi pian piano si stanno abituando. È stata inserita nell'ambito della spending review del governo Monti e impone ai medici di indicare sulla ricetta rossa solo il principio attivo del medicinale e non più il suo nome commerciale. Sta al farmacista poi elencare al paziente le varie opzioni tra il preparato di marca e quelli generici che si sa costano meno. L'obiettivo è infatti quello di incentivare la diffusione di farmaci più economici rispetto a quelli con il brand e in effetti il risparmio in alcuni casi è evidente. Il risparmio a volte è importante, a volte lo è meno, cioè si va da pochi centesimi di differenza a diverse decine di euro di differenza e poi sta la sensibilità del paziente ogni volta, del medico e anche del farmacista, quello di trovare il punto di equilibrio corretto. Piano piano si stanno abituando, anche perché i medici affiancano sempre il nome del farmaco di riferimento se erano in terapia. E poi c'è una scelta personale se prendere o meno il generico, quindi noi li invitiamo alla scelta e loro poi rispondono in base alle esigenze. I più resti alla novità sono gli anziani che in alcuni casi preferiscono spendere di più ma usare il farmaco di sempre, quello che si è abituati a prendere, di cui hanno imparato a riconoscere scatola e forma delle pillole e che magari si vede in pubblicità in televisione. Beh, un po' di confusione c'è. Inizialmente, in particolare i primi giorni, in quanto i programmi dei computer non erano adeguati perché erano basati sul nome delle specialità, i nomi specialistici e non sul nome dei principi attivi. Si tratta di farmaci equivalenti, dunque sicuri, e la cui irruzione nel mercato ha contribuito anche a far abbassare i prezzi dei farmaci di marca. Ah, indubbiamente, ma noi sempre dall'inizio abbiamo sempre propugnato l'uso del generico. Io personalmente, che sono farmacista e che purtroppo prendo delle medicine per pressione e altro, dall'inizio ho usato i generici e infatti stimolo i pazienti a prendeteli, risparmiate, il principio attivo è quello, la medicina è quella.